Ore 17. Gli scontri durano ormai da due ore. Mario Placanica, intossicato dai gas lacrimogeni, trova riparo su un defender dei carabinieri. Ore 17:22. 50 carabinieri con due defender al seguito avanzano contro i manifestanti su via Caffa, una traversa di via Tolemaide. I militi vogliono caricare il corteo sul fianco, ma sono in netta minoranza e hanno la peggio. Ad un tratto mi accorgo che il defender fa retromarcia. Però non avevo capito bene cos'era. Ed era una folla di no global con spranghe di ferro, di legno. I carabinieri sono scappati e ci hanno lasciati scoperti. Mario Placanica è su uno di quei due defender. Si sente male, è stravolto da una giornata di scontri. Il suo battaglione è stato lanciato contro una folla di ragazzi che da ore combatte una vera e propria battaglia contro le forze dell'ordine. La jeep su cui si trova Placanica tenta la fuga, ma la manovra è maldestra e il defender, bloccato da un semplice cassonetto della spazzatura, resta in balia dei manifestanti. Di fronte a noi c'era un altro defender dei carabinieri. Questo defender è riuscito a scappare e siamo rimasti soli, incagliati con il cassonetto della spazzatura in Piazza Limonde. A un certo punto mi sento colpire in testa e ho visto che mi stavo uscendo del sangue. Placanica è ferito. Chiede aiuto a Dario Raffone, un carabiniere di leva che è con lui. In preda al panico, decide di estrarre l'arma. Gli dicevo: allontanatevi, andatevene. Però non si calmavano. Placanica brandisce la pistola. A 4 metri e 19 centimetri dal portellone posteriore del defender c'è un altro ragazzo. Lui di anni ne ha 23, è di Genova e si chiama Carlo Giuliani. Il volto coperto da un passamontagna, Giuliani forse vede quell'arma impugnata dal carabiniere. Si china per raccogliere un estintore, lo solleva e si lancia verso il defender. Ho deciso in questo momento di sparare due colpi. Oddio, cazzo, c'è uno per... Oddio! No! Carlo Giuliani muore in Piazza Alimonda alle 17:27 di venerdì 20 luglio, ucciso da un colpo di pistola sparato da Mario Placanica. Subito dopo, il carabiniere alla guida, Filippo Cavataio, riesce a disincagliare il defender e ingrana la retromarcia. Nel fare manovra, prima di allontanarsi, sale due volte sul corpo di Carlo Giuliani.